Avedano, il Gavirate cerca una vittoria per raggiungere la qualificazione in Coppa. Subito in palla Roveda sulla destra, palla che finisce sul destro di Morello che non inquadra, però la porta, l'ex Varesina, spara alto. Il primo intervento di Rimbu è su questa punizione di Pescara. Il Magenta al primo tiro passa, stop e tiro di Poletto che fredda con un gran gol. Menegon. Dopo lo svantaggio il Gavirate torna a spingere, solito indiavolato Roveda, ma manca una zampata e il Magenta ringrazia e spazza. Ospiti che ci mettono anche del loro con questo retropassaggio che inguaia Decio, che rischia grosso su Selpa, che si presenta davanti a Rimbu e spreca. Proteste del numero 9 per un tocco di un avversario. Il numero 9 del Gavirate apre le danze anche nel secondo tempo, ma non inquadra la porta da buona posizione. Successivamente spara a salve il Magenta con Orlando. Ecco, si gira il numero 10. Troppo debole però il suo destro. Molto più pericoloso quindi questo diagonale di Doria che sfiora il gol che avrebbe chiuso la contesa. In questa fase meglio gli ospiti che si affacciano anche con Sala che prova a punire Menegon dalla distanza senza fortuna. Trova la potenza anche il subentrato Alberton che da angolo spara alto. Sull'altra sponda non manca la qualità, ma la presenza in area, come dimostra qui Lercara. Pallone in mezzo, ma non c'è nessun attaccante. Successivamente, bello spunto di Falche, coadiuvato da Fossati. Serve poi Esteri, che non trova la porta dal limite. Leggerezza qui di Pescara. Giusto il cartellino giallo, ma viene evitata la massima punizione. Punizione che viene battuto bene Menegon, il Gavirate in qualche maniera spazza e Magenta che impegna ancora il portiere di casa con Bertini che poteva essere più velenoso dopo la bella palla di Doria. Nel finale torna ad accendersi Roveda e la palla del possibile 1-1 finisce sul destro di Marcaletti che mette alto e si dispera perché era in buona posizione. Il Magenta quindi vince e ora basta un punto con il Cantù per passare il turno.